ANG in Radio Frosinone, Young Radio for Young People, presenta Dal bel canto al lockdown. Il nostro, per definizione, è il paese del bel canto, da Tito Schipa a Luciano Pavarotti, passando per Giuseppe Di Stefano, Beniamino Gigli ed Enrico Caruso, il firmamento mondiale del canto lirico è punteggiato di stelle italiane. Entrare però in questo settore artistico richiede scelte ponderate sin da giovani, e se la musica e il canto prendono il sopravvento, allora la strada da seguire è solo quella. Così ha fatto Diletta, che giovanissima ha già calcato palcoscenici importanti a fianco dei suoi maestri, anche se lockdown poi ci ha messo lo zampino e a causa di ciò il suo percorso si è momentaneamente interrotto. Conosciamola ai nostri microfoni. Ciao Diletta, parlaci di te fin da quando eri ragazzina. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Diletta e sin da piccola ho sempre avuto la passione per l'arte, in particolare per tutto ciò che riguarda la musica, il canto e la danza. Mi è sempre piaciuto cantare, infatti a scuola coglievo ogni opportunità possibile per praticare qualche attività appunto attinente a questo, ma la mia passione vera e propria per il canto e la musica ha preso il sopravvento durante le scuole medie, dove ho davvero avuto l'opportunità di comprendere quali fossero le mie doti canore grazie a degli insegnanti che mi hanno spronata e mi hanno inserita all'interno del coro della scuola, arrivando poi a cantare come solista per l'orchestra della scuola. E da lì davvero ho iniziato a porre le basi per quello che poi si è rivelato ed è il mio sogno, la mia passione più grande. In cosa pensavi di volerti realizzare? Dunque, dopo le scuole medie ho deciso di proseguire con gli studi liceali, mi sono iscritta al liceo scientifico, nonostante io avessi ed abbia tuttora una predilezione per gli studi umanistici. Infatti quando mi si chiedeva che cosa farai da grande, io rispondevo sempre che avrei fatto l'avvocato, perché era davvero l'unica professione in cui mi vedevo bene quel riflesso di tutti quei principi, di tutti quei valori diciamo che fanno in realtà la mia persona. Però ho deciso comunque di appunto iscrivermi al liceo scientifico perché all'età di 13-14 anni non si ha realmente un'idea concreta di che cosa diventeremo, chi saremo, che cosa vogliamo realmente dalla nostra vita, e quindi ho pensato di lasciarmi aperte più porte possibili e non diciamo concentrarmi unicamente su quella che era una mia appunto predilezione, ma di spaziare, conoscere anche altri ambiti e approfondirli. Dopo le superiori hai completamente cambiato strada. Come mai? Allora sì, dopo le superiori ho deciso di cambiare strada, infatti mi ricordo che alla fine del liceo diciamo non ero ancora certa della strada che avrei intrapreso e questa cosa mi creava diciamo inquietudine, ero molto insicura, non ero felice, non mi sentivo bene con me stessa, ma mi ricordo perfettamente che una sera mi sono guardata allo specchio e ho detto io ci voglio provare. E quindi decido di diciamo abbandonare quella che per me sarebbe stata la strada più semplice, ovvero intraprendere la facoltà di giurisprudenza per formarmi come avvocato, e decido di investire tutte le mie energie, tutte le mie speranze in quella che è la mia passione da sempre, quindi la musica, e di fare l'ammissione per il conservatorio. Non è stata una scelta a cuor leggero, infatti diciamo le aspettative anche da parte delle persone che mi erano intorno erano differenti, perché comunque è una cosa che non fanno tutti, è una cosa piuttosto insolita che si sente poco, quindi ho dovuto crederci in primis io moltissimo e appunto investirci molto anche del mio tempo, c'è voluta molta forza di volontà. Però fortunatamente poi la missione del conservatorio è arrivata, sono riuscita ad entrare e ora sono al secondo anno e devo dire che insomma tornando indietro rifarei tutte le mie scelte, perché adesso mi sento veramente completa e bene con me stessa. Che prospettive pensi di avere alla fine del tuo percorso musicale in conservatorio? Sicuramente appunto il mio obiettivo è di laurearmi, quindi finire il percorso nel conservatorio, e poi comunque continuerò a studiare e a perfezionarmi nell'ambito musicale canoro, quindi proseguirò con i miei studi
per arrivare a diventare comunque una buona professionista in questo ambito. Che futuro immagini per te stessa? Per quanto riguarda il futuro, credo sia giusto alla nostra età puntare al massimo del nostro obiettivo, soprattutto se si tratta di un sogno come in questo caso, quindi davvero di qualcosa che parte dal nostro cuore in cui desideriamo investire tutte le nostre energie. Mi ritengo comunque una persona abbastanza ambiziosa e desidero fare della musica la mia vita, quindi sicuramente diventare, ecco, una brava cantante, continuare a studiare e perché no arrivare anche a cantare in teatro. Comunque qualunque cosa mi riservi in futuro, mi ritengo davvero davvero soddisfatta della scelta che ho preso, nonostante sia stato all'inizio un po' difficile, però sono sicura che a prescindere da dove potrò arrivare, ecco, inseguendo il mio sogno, mi ritengo felice perché sto facendo quello che davvero mi detta il cuore, davvero quello che desidero. Come ultima cosa, puoi lasciare una tua considerazione per i ragazzi che attualmente, a causa della pandemia, si trovano isolati e senza stimoli? Assolutamente, a tutti i ragazzi, quindi a tanti miei coetanei, mi sento sicuramente di dire di non mollare, di credere sempre e sempre di più nella strada che abbiamo deciso di intraprendere, anche quando il, diciamo, contesto intorno a noi ci sembra avverso. Quando tutto sembra andare contro di noi, è proprio quello il momento in cui dobbiamo stringere i denti e sognare ancora un po' più forte, sognare di più, crederci di più. A tal proposito voglio portare un esempio concreto che mi ha vista coinvolta da vicino. Infatti, quando a inizio marzo dello scorso anno è scoppiata la pandemia, purtroppo il mio conservatorio, ma come tanti altri istituti, non è riuscito subito ad adeguarsi con la didattica online e quindi ricordo proprio un periodo di stallo, un periodo di stop totale di quello che era poi la mia attività, il mio sogno, quindi tanti progetti purtroppo andati un po' dissolti. E è stato proprio in quel momento che ho proprio avvertito un senso di smarrimento, proprio la sensazione di aver perso una guida, la sensazione di non sapere proprio cosa fare e anche purtroppo di solitudine, perché comunque la mia attività è un'attività che necessita sicuramente un contatto, un confronto, quindi l'attività in presenza. Infatti anche quando poi abbiamo iniziato con le lezioni online avvertivo comunque una mancanza, non mi sentivo completa, non mi sentivo completamente anche sostenuta, perché comunque la figura dell'insegnante è una figura fondamentale poi in tutti gli ambiti. Però comunque poi ce l'ho fatta, sono andata avanti e sono riuscita a dare poi l'esame a settembre e a passare di livello. Quindi appunto mi sento di dire a tutti di credere, sognare, non mollare e guardare sempre avanti, avere sempre ben saldo il nostro obiettivo e fare qualunque cosa per raggiungerlo. Grazie. Avete ascoltato Dal bel canto al lockdown con Eleonora Macari, ANG in Radio Frosinone, Young Radio for Young People.